mea culpa sicuramente ce lo dobbiamo fare. E niente, quindi insomma, quando si riprende poi uno cerca di farsi passare tutti i pensieri, però insomma, ti ripeto, rammarico c'è, la delusione c'è. Senti, Mia colpa da dove inizia? Quali sono state le colpe del Foggia in questo finale? colpe, ti ripeto, sicuramente il fatto di aver abbassato un po' la guardia. È vero che domenica eravamo andati in vantaggio 2-0, però al secondo tempo poi abbiamo concesso troppo, insomma, non eravamo più cattivi, non eravamo più la squadra sicuramente nel primo tempo. Non dobbiamo cercare alibi sul fatto che eravamo in 10, perché abbiamo anche fatto delle bellissime partite quest'anno in 10, anzi, abbiamo fatto partite più belle in 10 certe volte che in 11. Quindi, insomma, sicuramente la testa in questo momento ha fatto la differenza. Il calcio ha fatto anche degli episodi, magari se tu riuscivi a segnare il 3-1, adesso staremmo parlando di un'altra Sì, partita. Direi. anche quello, insomma, ha avuto la palla non lisciata e poi insomma subito dopo mi sembra che ci sia stata l'azione del due pari. Sì, anche quello, però insomma, ripeto, le occasioni ci stanno e si sbaglia anche, però insomma, farsi recuperare dal 2-0 e andare su 4-2 penso che sia stato un po' troppo. Tu che a freddo, come te lo spieghi, insomma, come te la spieghi questa metamorfosi tra il primo, visto che hai detto, insomma, che l'inferiorità numerica ha contato relativamente? No, io la vedo anche, è successo anche un po' con Melfi, quando eravamo sotto 2-0 e poi vincevamo 2-0 e poi insomma siamo stati raggiunti, abbiamo rischiato anche di perdere la partita, mi ricordo. E quindi è una squadra che, boh, insomma, queste amnesie ce le portiamo un po' in tutto il campionato. È stata un po' la nostra pecca, perché nel momento in cui dovevamo sempre reagire o comunque sia chiudere le partite abbiamo magari staccato e ripeto, rimane il rammarico per non aver raggiunto questo quarto posto e permetteva a noi, ma comunque alla società l'anno prossimo, di poter disputare la Coppa Team. Però insomma, rimane sempre il fatto di aver raggiunto una promozione che all'inizio dell'anno era l'obiettivo principale, quindi insomma, un po' di meriti anche ce li prendiamo poi. Quindi qualche limite più strutturale vedi tu anche in questa rimonta subita, che non una mancanza di motivazione o di motivazione inferiore rispetto agli avversari, dato che No, insomma c'era questo discorso del quarto posto, della sì, democrazia, no, c'era un vabbè, premio il che la società ragionamento, vi aveva. sì, vabbè, noi insomma cercavamo di chiudere il campionato nel migliore dei modi, insomma raggiungere il quarto posto era, dopo che ormai era arrivata la promozione, era l'obiettivo, il secondo obiettivo insomma nostro, e c'era anche il premio da parte della società e ripeto, insomma abbiamo staccato e niente, è stata sicuramente una questione di testa, perché insomma, le motivazioni alla fine in questi campionati sono quelli che prevalgono. Però la gara di domenica si va a inserire in un quadro di nelle ultime 10 giornate 6 sconfitte. Ti aspettavi di poter chiudere magari ancora una giornata il campionato, diciamo così, con una frenata brusca rispetto alla prima parte? No, sicuramente no. C'è stato anche un calo prima che insomma, riuscissimo a vincere poi a Castelrigone e quindi in casa col Poggibonsi, però ti ripeto, lì, anche lì secondo me è stata una questione anche di testa, perché ci siamo un po' cullati del fatto di avere tanti punti di vantaggio ed è normale che quando vai in campo e dici vabbè tanto oggi passa, oggi passa, oggi passa, alla fine poi insomma hai sbattuto la testa perché hai perso a Caporrano, hai perso insomma, delle partite che ti potevano permettere di chiudere il campionato anche ancora prima e comunque di consolidare sicuramente una posizione migliore in classifica. Però insomma, io penso che anche le sconfitte insomma, servano per cercare di crescere. Noi le analizziamo tutte le settimane insieme al mister e quindi io penso che alla fine uno cercherà di tirar fuori anche le cose positive. A giochi quasi fatti, come va di questo campionato? In fondo la prima 57 punti che negli altri anni di solito servivano come quota quasi minima per accedere ai playoff. Sì, vabbè, un campionato che sicuramente non si può paragonare agli altri. Ripeto, le quattro squadre che eravamo in testa, che siamo insomma, in testa alla classifica, è stato un periodo che insomma, abbiamo perso un po' tutti terreno. Quindi è un campionato sicuramente diverso dagli altri. Ti ripeto, rimane ancora il rammarico di non aver potuto comunque conquistare quella posizione in più in classifica. Però insomma, la promozione è arrivata, quindi bene così. Sicuramente le motivazioni hanno fatto la differenza, perché il trend rispetto allo scorso campionato è esattamente l'opposto. Cioè un girone di ritorno l'anno scorso, così
la voglia, insomma, di salire più in alto possibile fino all'ultima partita, insomma, avete dato tutto. Hai detto bene. Beh, diciamo che quest'anno abbiamo fatto la prima, insomma, l'andata è eccezionale, un po', insomma, questa finale di campionato è brutto. Hai detto bene, l'anno scorso è proprio l'inverso. Quando sei sotto, quando ti vedi con l'acqua alla gola e comunque sia devi rincorrere qualcosa, le motivazioni penso che sono la cosa principale. Vedi il fatto che comunque noi dopo che abbiamo perso, quindi, e dopo che siamo andati a vincere a Castelrigone, abbiamo vinto col Poggi Bonzi, c'era quella cosa di dover vincere il campionato e mancava poco, e anche lì ci abbiamo messo sicuramente un qualcosa in più e ti hanno dato la spinta per chiudere il campionato. Però serve anche questo per migliorare, per crescere, penso che, insomma, servirà a tutti. È la tendenza di questo tipo di campionato, perché oltre a noi hanno fatto, sì, anche te hanno visto, sì, il traguardo vicino. Assolutamente, assolutamente sì. Ecco, domenica andrete a Chieti, stavi parlando proprio di motivazione, ecco, quali saranno le vostre motivazioni, visto che ormai i giochi, come dire, sono fatti? Vabbè, sicuramente, insomma, come anche siamo scesi domenica in campo, anche se poi alla fine è andata male, insomma, noi andiamo sempre in campo per vincere, e dobbiamo cercare di chiudere al meglio questo campionato, e sicuramente non con una sconfitta, perché, insomma, sarebbe brutto per noi, insomma, per chi ci ha seguito per tutto l'anno. Quindi andremo lì, andremo a fare la nostra partita sapendo che ormai i giochi sono chiusi per il quarto posto, però, insomma, consolidare questa quinta posizione, che sarebbe, insomma, degna. Che ci sono tre posizioni in un campionato, assolutamente, sì, seconda del risultato di Lone. Sì, quindi, insomma, andremo lì a fare la nostra partita. Senti, rispetto invece all'epilogo di domenica scorsa, insomma, con una buona parte del pubblico che ha applaudito, invece un'altra parte che ha fischiato, insomma, siamo rimasti male. Oltre, tu come l'hai vissuta? Comunque siamo dei più esperti, e che ne pensi? No, siamo rimasti male. Vi ripeto, sicuramente il fatto, noi ci prendiamo le nostre colpe per come è andata la partita, perché poi alla fine in campo ci andiamo noi ed è giusto che ci prendiamo anche qualche fischio. Però, insomma, dopo aver, ripeto, raggiunto una promozione, comunque, come abbiamo scritto sulle magliette, ci abbiamo messo il cuore noi in questo campionato, ci abbiamo messo di tutto, e sentirsi dire venduti penso che sia un po' eccessivo. Posso capire che uno non sia d'accordo, sia dispiaciuto della sconfitta, però, insomma, arrivare a dire che siamo dei venduti penso che sia una cosa un po' eccessiva. Ringrazio le due curve per i cori a nostro favore, insomma, e quindi siamo, ti ripeto, però siamo anche un po' dispiaciuti. Penso che sia l'insulto peggiore per un calciatore. Sentirsi divenuto? Assolutamente sì. Parlando di ricordi invece positivo, lo saprei, il momento più bello che ricordi di questa stagione che ti porterai? Beh, la stagione, sono quando vinci un campionato penso che sia bello tutta la stagione, però ripeto, sicuramente il gol con Poggi Bonzi, che poi ci ha permesso di festeggiare, penso che sia un ricordo bello per me, soprattutto negli anni quando magari verrà ricordata la promozione, ci sarò io, perché, insomma, verrà ricordato che avrò fatto con lui, quindi penso che quella sarà una cosa bella. Quando ti sei reso conto che la squadra ce la poteva fare, insomma, c'aveva tutte le carte in regola per centrare l'obiettivo, qual è stato il momento in cui tu hai capito che ce la potevate fare? Ma guarda, il momento, uno spera, insomma, sin dall'inizio, che, insomma, noi ci credevamo sin dall'inizio, che sapevamo che era un campionato difficile perché comunque tutte le squadre erano attrezzate ed era un campionato anomalo. Però poi, insomma, quando il girone d'andata abbiamo anellato quei risultati, insomma, lì abbiamo trovato, secondo me, tutta la squadra ha capito che eravamo veramente forti e che, insomma, avremmo raggiunto comunque la promozione. Due stati fa, quando rinunciasti, mi pare, alla Romagna, se non sbaglio, sì, al professionismo, ti aspettavi, venendo in due anni, questa scalata? Mi aspettavo, ci speravo perché comunque sapevo che Foggia, insomma, la società come Foggia in D non ci sarebbe rimasta per tanto tempo, e che poi le cose siano andate bene, ben venga, ma, insomma, uno bisogna anche ogni tanto che si mette in gioco e che si vada a cercare un po' la fortuna, insomma, va anche cercata.
quindi è andata bene, insomma, speriamo di continuare. Sì, si prospetta una partita anche complessa domenica, complicata, perché insomma il Chieti, abbiamo visto ieri, insomma, hanno subito una dura contestazione, quindi anche lì c'è un ambiente particolare. Sì, insomma, io sto lì vicino, quindi ho comunque letto, insomma, sono... Sì, loro sono una situazione un po' brutta, perché comunque vincendo anche contro di noi non si salverebbero comunque, in base ai risultati che accadranno ad Aversa, ad Arzano, insomma, quindi sarà una partita un po' particolare, però insomma a noi, tra virgolette, ce ne frega ben poco e insomma andremo lì per chiudere degnamente questo campionato. Senti, per chiudere sul futuro, hai detto prima quando eri accanto a Scuro, ci sono stati solo piccoli colloqui, insomma, di scherzo, di battuta, sì. Non più di questo, però insomma un calciatore della tua esperienza immagino che sia in grado, anche prima di colloqui ufficiali, di cogliere eventuali segnali e di capire questi segnali in che direzione vanno. Tu che idea ti sei fatto? Ma io penso che la società in questo momento voglia comunque chiudere il campionato e insomma e chiudere i quadri per quest'anno e poi insomma sedersi e valutare bene tutte le situazioni, perché è normale che anche la società stessa ha sempre detto che cerca nuove risorse, nuovi soci per poter disputare l'anno prossimo un campionato di un certo livello, quindi anche si guarderanno attorno e sicuramente anche in base a questo poi andranno a scegliere la rosa per l'anno prossimo. Ti ripeto, io non lo so, non faccio il veggente, però se normale sui giorni stai fregato. Cambia la data, ragazzi, è agitata. Insomma, tagliandomi un po' i capelli mi posso anche sistemare la barba, magari. Però insomma, scherzando, io insomma la mia disponibilità è uscita dalla volontà di restare al progetto. Beh, assolutamente. No, no, io ho già detto anche l'anno scorso, ne parlavamo parecchie volte, insomma, io penso che dopo questi 2 anni mi sono ancora di più legato a questa maglia e insomma a questa città, ma alla stessa società stessa, in cui insomma questi 2 anni nel loro piccolo non ci hanno fatto mancare niente, quindi quando si vince, ripeto, si vince tutti, perché dietro c'è la società, perché c'è il gruppo, perché c'è il mister, insomma, perché siete voi, sono i tifosi, insomma, quando si vince, si vince l'ufficio stampa, si vince tutti. Quello un po' meno. Vabbè, no. quindi ripeto, la mia disponibilità c'è, insomma, spero che possa esserci anche da parte loro.